città dei teatro per la faccio impazzire, ora vediamo un po', no? PS5 che si prepara ad entrare in pista, va in volo come opera. Io profondamente avevo indicato il prego e ci data la vicinanza all'altro apparecchio. Siamo con alimentava appunto il free play che è atterrato fuori campo per un problema. Questo strano motore, il rotativo, era formato da un primo motore normale di posizione stellare, ma contrariamente a ciò che si potesse pensare, insieme al medico che si aveva girato la stella nucleare, sostanzialmente teneva fermi i pistoni e faceva girare a contrario la stella dei cilindri che accennava le mani. Era dotato di un nuovo numero di giri abbastanza contenuto per permettere la distribuzione. I cilindri montavano una sola valvola, quella di scarico. L'alimentazione avveniva attraverso un travaso posteriore, come nei motori che impieghiamo noi sui modelli. La stessa cosa, il travaso attraverso l'altro. Il DR1. Ad effettuare il passaggio a passo, e visto che ci siamo affrontiamo la finta calcio. Ridecolla il popolare con quel condominio di la lentezza delle manovre, le caratteristiche di un nuovo apparecchio, la cui riuscita decisamente non quel motore oggi. A pilotare il triplano e il Tristano del GAF di Taranto e Michele Ricci, sempre dello stesso gruppo, e per il Fokker D7, DR7, Aldo Nardelli di Acquaviva. La Fontana, mi confronto sempre con l'altra località a parte d'acqua. Ecco finalmente una puntata in coda. Ecco in atterraggio il T7 di Aldo Nardelli, tutto un atterraggio, proprio una posata in centro pista. Poi
penso che si appresti ad atterrare. Non aspettare ancora, stare a dreamare. Non si sono interrotti i contatti radio, che a quell'epoca non c'erano, quindi è normale. E devo, ma senz'altro dovrebbe essere. Ottimo radio di discesa, va bene così. Va bene, purtroppo questi carri.